nella Sala dei Baroni, la Casa degli Eletti, al professor Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Presidente Dottor Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Regione Campania, Onorevole Vincenzo De Luca, al Questore di Napoli, Dottor Alessandro Giuliano, al Prefetto di Napoli, Dottor Claudio Palomba, al Comandante Interregionale dei Carabinieri Generale Maurizio De Talamo Mezzavilla, al Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, Dottor Giovanni Melillo, al Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale Ignazio Gibilaro, al Presidente del Tribunale di Napoli, Dottoressa Elisabetta Garzo, al Rettore dell'Università di Napoli, Federico II, Professor Matteo Lorito, al Presidente dell'Unione Industriali della Campania, Dottor Luigi Traettino, al Presidente dell'Unione Industriali di Napoli, Dottor Maurizio Manfellotto, al Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Dottor Cilo Fiola, al Vicario dell'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Napoli, Dottor Monsignor Beneduce, do il benvenuto al Sindaco di Napoli, Professor Gaetano Manfredi, agli assessori tutti, ai consiglieri comunali, ai presidenti delle 10 municipalità di Napoli, al personale dell'amministrazione comunale, a Corpo dei Vigili Urbani di Napoli, agli organi di stampa, alle forze dell'ordine qui stamattina. È un giorno storico questo del 29 marzo 2022. È profondo il sentimento di riconoscimento che esprimiamo come Consiglio Comunale per la scelta del Sindaco Manfredi e del Presidente Draghi di sottoscrivere il patto per Napoli proprio qui, in città e nella casa degli eletti, nella casa di tutti i cittadini napoletani. È un'attestazione di altissimo rispetto verso questa città ed è un segno di ulteriore concreta attenzione che il Governo italiano rivolge a Napoli. In questo Consiglio e nelle commissioni consiliari abbiamo discusso e ci siamo confrontati in più di un'occasione durante il lavoro instancabile e minuzioso che il Sindaco Manfredi, in uno con l'assessore Per Paolo Baretta, a cui va il mio personale, ma credo largamente condiviso, ringraziamento per aver creduto fino in fondo a questo accordo e per averlo costruito con una fitta e severa collaborazione con il Governo italiano. Abbiamo compreso fin da subito la portata dell'atto che oggi arriva alla firma e sentito la responsabilità politica che questa amministrazione ha nelle proprie mani, quella di dimostrare al Governo di meritarlo questo accordo, perché ha come obiettivo principale quello di fare di Napoli una capitale europea che ha i conti in ordine, che pone al centro della propria azione amministrativa la qualità della vita dei cittadini, che è capace di accogliere i popoli in difficoltà, come di fatto sta facendo insieme all'Italia tutta, con il popolo ucraino colpito da un'immane tragedia che si chiama guerra, che è in grado di creare le condizioni per favorire investimenti, buona impresa e buona occupazione anche tramite il suo inestimabile patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e enogastronomico, che è in grado di stabilire un patto con i cittadini, questo sì, di corresponsabilità, affinché la buona gestione amministrativa, la capacità di programmare, investire e controllare la spesa siano tutti orientati verso una città più giusta, che si prende cura delle povertà, che è vicina ai più fragili, che non rinuncia a guardare al futuro e a costruirlo per i propri giovani. Benvenuti a Castelnuovo. Allora, prego le autorità di accomodarsi. Invito subito a prendere parte alla discussione per il proprio intervento il Presidente Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signor Presidente della Regione Campania, signor Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, autorità tutte. La sottoscrizione del patto per Napoli segna un momento importante nella vita di una delle principali città italiane, ma anche un momento di svolta nelle relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti locali.
In questa prospettiva vorrei soffermarmi sulla logica che ha ispirato la definizione del patto e della stessa disciplina contenuta nella legge di bilancio per il 2022 che l'ha previsto. Ancor prima, una constatazione e un ringraziamento. La preparazione del patto ha visto la collaborazione attiva in questi mesi, in queste settimane, degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il ragioniere generale Biagio Mazzotta e il dottor Salvatore Bilardo, del Ministero dell'Interno, del Comune di Napoli, in particolare l'assessore Pierpaolo Baretta, quindi di tutte le componenti istituzionali interessate che hanno dimostrato grande determinazione e impegno, ma soprattutto ampia condivisione degli obiettivi da raggiungere e dei mezzi da adoperare. Quando si pensa a Napoli, ma anche a tutto il Sud, si pensa anche alle molte difficoltà di cittadini ed imprese, ad un'Italia a due velocità, alla costante emorragia di cervelli e dei nostri migliori talenti. Eppure non mancano le potenzialità. Quella di Napoli è un'area ai primi posti in Italia per numero di imprese, vi è un elevato numero di giovani imprenditori e una presenza manifatturiera importante. Squilibri e contraddizioni non mancano. Il patto parte da questa consapevolezza, provando a fornire un contributo strutturato e di medio periodo nel fronteggiare difficoltà sedimentate e contraddizioni del presente. Dicevo della logica del patto. In un certo senso, come proverò in poche battute ad indicare, non è dissimile da quella sottesa, per quel che attiene ai rapporti tra Stato ed Europa, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla cui realizzazione l'Italia tutta è e sarà in questi anni fortemente impegnata. L'impostazione del patto è per più aspetti innovativo e in un certo senso sperimentale. Lo è innanzitutto per la platea dei comuni ai quali lo strumento si rivolge. Oggi Napoli, che riceverà un contributo complessivo di 1 miliardo e 231 milioni di euro, a breve Torino, Palermo e Reggio Calabria. Si tratta di grandi città del nord e del sud Italia che presentano punti di forza e di criticità diversi tra loro, ma tutte accomunate dalla ferma volontà di intervenire su alcuni nodi irrisolti della struttura amministrativa, della loro situazione finanziaria, della capacità di esprimere appieno il loro potenziale di crescita economica e sociale. In secondo luogo, il patto si pone su un piano di diversità rispetto ad altri strumenti già a disposizione per ripianare il disavanzo. Penso al dissesto, di cui pure la disciplina legislativa del patto mutua taluni aspetti, in particolare quello delle conseguenze delle condotte causa di squilibri. Diversamente dagli altri strumenti, il patto è concepito per responsabilizzare, o più degli altri strumenti, per responsabilizzare il Comune nel perseguire gli obiettivi di risanamento, ma anche di corretta e tempestiva definizione e realizzazione degli investimenti necessari per la crescita e il benessere delle comunità locali. Il patto stimola infatti la città ad affrontare con determinazione i nodi irrisolti, di cui prima dicevo, con azioni concrete. Lo fa prevedendo, a fronte dell'importante sforzo finanziario ma anche politico e amministrativo dello Stato, l'assunzione del solenne impegno dei vertici politici e amministrativi del Comune non solo ad individuare risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo statale, ma anche e soprattutto a profondere tutte le energie possibili per mettere in campo concretamente e puntualmente le riforme e gli investimenti di cui una città come Napoli, una grande città come Napoli, ha da tempo bisogno. Quanto al concorso del Comune di Napoli, lo stesso sarà assicurato con un ventaglio articolato di misure indicate nel patto. Si tratta di una complessiva manovra che agirà su alcune leve fiscali, sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare e degli spazi in locazione passiva, sulle modalità di gestione della riscossione più equa ma più efficiente, sulla razionalizzazione delle società partecipate per una migliore erogazione dei servizi pubblici locali, sull'emersione dei debiti commerciali e sul pagamento di questi ove occorra secondo una logica transattiva ma di certezza.
Le misure sono accompagnate da un preciso cronoprogramma, dalla definizione di obiettivi intermedi e finali e da specifiche forme di monitoraggio. Al contempo, come dicevo, il patto impegna il Comune a realizzare in tempi certi e prestabiliti un'ambiziosa operazione di rilancio degli investimenti. Il patto chiede a Napoli che siano realizzati gli importanti investimenti finanziati dal PNRR e dal fondo complementare, ma anche da altri fondi europei e nazionali, integrandoli con ulteriori risorse per un ammontare aggiuntivo pari al 5% delle altre, pari a 113 milioni di euro. Non si tratta solo di numeri che forse poco dicono sulla reale portata dell'iniziativa, ma di opere che contribuiranno in modo tangibile a cambiare il volto della città, a rafforzare la capacità della stessa di confrontarsi con altre città europee, in ultima analisi la renderanno più moderna e vivibile. Un ultimo punto, il patto per raggiungere questi importanti obiettivi si cura non solo di individuare gli investimenti utili alla città, ma anche di sostenere la capacità amministrativa del Comune. Un aspetto questo di centrale importanza se si considerano le significative contrazioni di organico e di competenze tecniche e specialistiche sofferte e la necessità di colmarle, perché sfide ambiziose come quelle assunte con l'odierna sottoscrizione possano essere portate avanti. Napoli potrà beneficiare di nuova linfa professionale per gli uffici che dovranno attuare le riforme e rilanciare gli investimenti, potendo assumere circa 100 funzionari che si aggiungono alle diverse centinaia da assumere già rientranti nelle ordinarie capacità assunzionali del Comune. Si tratta quindi di un patto per la crescita, il rilancio del tessuto economico, sociale, amministrativo di questa grande città, di un patto che si cura dei pesi del passato, ma soprattutto guarda al futuro della città e del Paese. È un patto basato sulla fiducia tra differenti livelli di governo, come per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo patto dà un contributo a Napoli e anche ad altre città proveniente dall'intera collettività nazionale. Chiede un cambio di passo che Napoli si è convintamente impegnata a realizzare. Il governo è consapevole che senza la crescita dei territori non cresce l'Italia, che non vi può essere crescita senza risorse e investimenti. A questi va accompagnato però un impegno credibile a rendere più efficiente ed equa anche la macchina amministrativa che di quegli obiettivi di rilancio deve essere interprete e guida. Grazie. Grazie Presidente Garofoli e do la parola al Sindaco di Napoli, Professor Gaetano Manfredi. Signor Presidente del Consiglio, signor Sottosegretario, caro Roberto, signor Presidente della Regione, colleghi consiglieri, autorità civili, militari e religiose, qua in questa sala abbiamo voluto riunire tutta la classe dirigente della nostra città e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che sono qui presenti. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Draghi, a nome mio, a nome del Consiglio Comunale, che qua si riunisce, a nome di tutti i napoletani, per aver scelto di essere nella nostra città. La sua presenza oggi a Napoli per noi rappresenta un riconoscimento di vicinanza ed attenzione alla nostra città da parte del Governo e da parte di tutto il Paese. Di questo le siamo grati, signor Presidente. Grazie per essere qui a Napoli oggi. La firma del Patto per Napoli rappresenta infatti un momento fondamentale per il rilancio dell'azione amministrativa e la costruzione di un futuro migliore per la nostra città. La situazione attuale si riassume purtroppo in un quadro desolante. Abbiamo condizioni di bilancio drammatiche, con il più alto debito pro capite d'Italia e un elevato squilibrio nelle partite correnti. Un forte deficit della capacità amministrativa, con personale esiguo e con un'alta età media,
grandi carenze nei processi di digitalizzazione, grande debolezza nella capacità di acquisizione e di spesa dei fondi esterni. La conseguenza di tutto ciò si riverbera in una scarsa capacità di incidere nella gestione della cosa pubblica. E concretamente ci sono due carenze che si rincorrono l'un l'altra: una modestissima capacità di riscossione e la mancanza conseguente di risorse per la manutenzione della città e la gestione dei servizi essenziali. Questa crisi strutturale, in un quadro esterno difficile, aggravato dalla pandemia, ha determinato un progressivo impoverimento della città, con un aumento della povertà assoluta ed una drammatica diaspora dei giovani che lasciano Napoli per migliori opportunità di lavoro e migliori condizioni di vita. La marginalità e i divari sono aumentati e la città perde la parte più dinamica della sua popolazione, con costi sociali altissimi che stanno diventando irreversibili. Un fenomeno quest'ultimo che rischia di minare il futuro di Napoli e che noi contrasteremo come amministrazione con tutte le nostre forze. La debolezza amministrativa della città rischia di avere conseguenze ancora più gravi in un momento nel quale le sfide e le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono invece una straordinaria capacità di risposta, senza la quale sarà impossibile cogliere questa occasione unica e irripetibile che deriva dai fondi europei, per rispondere alle aspettative dei napoletani e contribuire da Napoli al rilancio e alla crescita del nostro Paese. Questi sono i motivi per cui ci siamo opposti con tutte le nostre forze a una procedura tradizionale di dissesto che sembrava inevitabile e che avrebbe compresso ulteriormente i margini di spesa corrente e di investimento senza una concreta prospettiva di ripartenza. Ci siamo opposti ad anni di ulteriori difficoltà, di ulteriore declino, di continuo impoverimento della città. Ogni visione nuova di Napoli deve invece partire da solide fondamenta, con un'amministrazione rigenerata da competenze aggiornate e da tante forze giovani, con servizi riorganizzati in modo da essere più efficienti ed efficaci, con capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati, all'altezza della sfida dei tempi e all'altezza del ruolo che Napoli e il Mezzogiorno tutto possono e devono assumere nel nostro Paese. Tutto ciò si può realizzare solo con un rinnovato rigore amministrativo e con nuovi investimenti in capitale umano ed infrastrutturale, con un patto tra Comune e Governo che replichi lo spirito europeo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risorse in cambio di impegni per riforme e investimenti con obiettivi di qualità e tempi certi. Questo percorso è stato sostenuto da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, che ringrazio particolarmente. Da tutti i livelli istituzionali, a partire dalla Regione Campania, e da tutte le forze sociali e produttive che hanno mostrato uno straordinario livello di compattezza. Il Governo nazionale ha condiviso con noi questo approccio, che ha portato all'approvazione della norma nella legge di bilancio e poi un lungo e costruttivo confronto che ha condotto alla definizione del patto che firmiamo oggi. Grazie al Presidente Mario Grati. Grazie al Governo, a partire dal Ministro Franco e al Sottosegretario Garofoli, che hanno creduto in questo grande progetto di rilancio. Grazie a tutte le forze politiche nazionali che lo hanno fortemente sostenuto. E grazie ai napoletani che stanno avendo fiducia in un nuovo futuro della città. La fiducia è un capitale per noi fondamentale e oggi con questa giornata la rafforziamo ulteriormente. Ma qual è il futuro che ci aspettiamo per Napoli utilizzando le risorse liberate dal bilancio e le risorse del PNRR e dei fondi per il Sud? Le grandi aree metropolitane, Napoli è la terza area metropolitana d'Italia con più di 3 milioni di abitanti, rappresentano il luogo dove si concentrano i più grandi divari e le più grandi opportunità del Paese. Sono il vero luogo della sfida, dove la complessità dei problemi richiede uno sforzo straordinario, ma dove l'impatto degli investimenti è elevatissimo e dove, in conseguenza, i cittadini possono percepire in maniera concreta, toccare con mano, il cambiamento delle loro condizioni di vita quotidiana. In primo luogo il nostro obiettivo è la riorganizzazione e il potenziamento dell'amministrazione, con più di 1000 assunzioni a partire proprio dal 2022, con un intervento drastico per la digitalizzazione completa dei servizi comunali, migliorando la sicurezza informatica e la gestione dei dati.
E poi guardiamo con grande impegno alla transizione ambientale, intervenendo sul ciclo dei rifiuti, con l'aumento della percentuale della raccolta differenziata e il completamento del ciclo dei rifiuti con 2 impianti di compostaggio ed impianti per la valorizzazione della materia seconda. Sul ciclo dell'acqua, con interventi per la riduzione delle perdite della rete idrica cittadina e il potenziamento del sistema fognario e di depurazione con il rifacimento del depuratore di Napoli Est. Sul trasporto pubblico locale, con l'elettrificazione di tutto il trasporto con gomma, con 250 nuovi bus elettrici e il BRT a Ponticelli, il potenziamento del trasporto su ferro con i nuovi treni della linea 1, la ristrutturazione di tutte le stazioni della linea 2 insieme a Ferrovie dello Stato, la nuova linea 10 tra Napoli e la stazione ad alta velocità di Afragola e il prolungamento della linea 6 dalla nuova stazione di Campegna verso Bagnoli e Posillipo. Ma va ricordato che poi è necessario un incremento del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, perché altrimenti non avremo le risorse necessarie per la gestione di queste nuove infrastrutture di trasporto. Un altro punto centrale è la grande emergenza della povertà educativa, a cui bisogna rispondere con scuole più belle e sicure, ma anche con politiche attive di integrazione socio-educativa nei quartieri più difficili, dove la marginalità sociale diventa drammatica dispersione scolastica. Abbiamo candidato nei bandi del PNRR progetti per la ricostruzione e il rifacimento di 60 edifici scolastici, tra asili, scuole ed altri siti didattici. Ma abbiamo bisogno di risorse specifiche per aumentare il tempo pieno e fronteggiare le povertà educative insieme agli sforzi del terzo settore. In generale, le politiche sociali in una città fragile come Napoli richiedono risorse aggiuntive per fronteggiare le tante marginalità, le povertà e i tanti bisogni sociosanitari che attraversano la società napoletana, come le politiche per l'avviamento al lavoro e il recupero dei disoccupati di lunga durata, per dare risposte ai tanti NEET che raggiungono percentuali record nella nostra città e alle tante crisi industriali accelerate dalle veloci transizioni che stiamo vivendo. Ci auguriamo che le risorse del PNR possano dare risposte sufficienti anche a queste impellenti necessità. Abbiamo previsto grandi investimenti di rigenerazione urbana a Scampia, Taverna del Ferro, Ponticelli, Marianella, San Giovanni, ma restano le criticità per la manutenzione ordinaria dell'edilizia residenziale pubblica e la necessità di dare ulteriori risposte all'enorme emergenza abitativa delle grandi aree urbane, un'emergenza che diventa sempre più drammatica. Stiamo lavorando per la valorizzazione dei beni culturali, con la ristrutturazione e la valorizzazione dell'albergo dei poveri, per la creazione di una grande fabbrica della creatività, risorse per la ristrutturazione dell'area intorno al Museo Archeologico Nazionale, il Museo di Capodimonte, per Palazzo Reale, ma anche un grande progetto di valorizzazione del patrimonio artistico minore con un forte partenariato pubblico-privato che valorizzi il lavoro dei giovani, sull'esempio di quanto fatto a Rione Sanità, che tra poco insieme al Presidente Draghi e al Presidente De Luca visiteremo. L'energia culturale di questa città è una leva potente di trasformazione sociale ed economica. La musica, il teatro, il cinema, l'arte in generale sono patrimonio identitario e concreta opportunità di crescita per Napoli. Abbiamo poi previsto interventi sul verde storico, con progetti di restauro dei grandi parchi cittadini, dalla Villa Comunale al Virgiliano, al Mausoleo di Posillipo, oltre al Parco di Capodimonte. Stiamo costruendo progetti per la valorizzazione dell'offerta turistica, con servizi innovativi digitali per intercettare la grande voglia di Napoli, che fa della nostra città una delle mete più cliccate al mondo. E i dati delle presenze e delle prenotazioni di questi giorni ci fanno ben sperare, malgrado la grande crisi internazionale. Prevediamo inoltre interventi di riqualificazione degli impianti sportivi della città, utilizzando le risorse del PNRR e operando in partenariato con il CONI, Sport e Salute e le federazioni sportive, con un particolare attenzione al valore sociale dello sport, soprattutto nelle periferie. Infine abbiamo gli interventi sulla ricerca e l'innovazione, che vedono protagoniste le università, qua sono presenti i rettori delle università napoletane, i centri di ricerca napoletani, con progetti molto importanti su ecosistemi dell'innovazione, centri nazionali, partenariati allargati e progetti di filiera, che coprono tanti settori strategici, dal digitale al patrimonio culturale, dai trasporti ai nuovi farmaci, da Agritech a Meditech, con la realizzazione di residenze universitarie, incubatori, acceleratori e spazi di coworking, tutto in partenariato
iniziato con grandi player nazionali e internazionali, con il tessuto industriale delle piccole e medie aziende locali, con l'artigianato di qualità che è così forte nella nostra città e con i grandi gruppi finanziari e bancari del Paese. Questo è sinteticamente il nostro progetto di città. Ambizioso ma concreto, capace di utilizzare al meglio le risorse che sono in campo. Sappiamo tutti che è una sfida difficile che ci mette alla prova, ma abbiamo riconquistato un nuovo capitale reputazionale, un capitale prezioso da custodire gelosamente. Il governo ci ha dato una nuova chance. Adesso tocca a noi dimostrare di essere all'altezza della sfida, come istituzioni e come cittadini. È possibile ricostruire Napoli soltanto attraverso uno sforzo collettivo. Ora siamo chiamati a compierlo con la consapevolezza di non essere più soli e la certezza di riprenderci il posto che meritiamo. Una grande città del Mezzogiorno, porta dell'Europa sul Mediterraneo. E da qui ripartiremo per rifare grande Napoli. Grazie. Grazie al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e ho l'onore di dare la parola al presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, professor Mario Draghi. Presidente De Luca, sindaco Manfredi, prefetto Palomba, presidente Amato, autorità tutte, care cittadine e cari cittadini, sono molto molto felice di essere oggi qui con voi in un luogo così simbolico per la città e voglio anche ringraziarvi per il calore del vostro applauso prima. In questa sala magnifica, dove un tempo sedevano i re Angioini e oggi si riunisce il Consiglio Comunale, è passata la storia di Napoli e di tutto il Mezzogiorno. Una storia che ha portato Napoli a essere nei secoli un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. A Napoli fu istituita la prima cattedra di economia d'Europa, affidata a Antonio Genovesi. La sua tradizione intellettuale e artistica va da Benedetto Croce a Matilde Serao, da Edoardo De Filippo e a Paolo Sorrentino. La nostra sfida è permettere a Napoli e con Napoli a tutto il Mezzogiorno di mantenere la centralità che merita. Ed è una sfida che deve unirci tutti, governo centrale, enti territoriali, società civile. L'occasione della mia visita è la firma del patto per Napoli. Voglio ringraziare il sottosegretario Garofoli, il sindaco Manfredi e tutti coloro che hanno lavorato attivamente a questo accordo. Con il patto destiniamo al Comune di Napoli 1.231.000.000 di euro in 20 anni. Contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del Comune e, come spiegato un attimo fa dal sottosegretario Garofoli, leghiamo i pagamenti al conseguimento di alcuni obiettivi. Esattamente come l'Italia fa col Piano Nazionale di Resilienza. I comuni sono al centro della prospettiva di sviluppo che abbiamo per l'Italia. I comuni sono i principali enti attuatori del PNRR. Il governo vuole metterli in condizione di poter programmare con maggiore serenità la crescita della loro comunità. Il patto per Napoli coincide con il programma di investimenti più significativo nella storia recente del Mezzogiorno. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina infatti circa il 40% delle sue risorse a Sud, almeno il 40% delle sue risorse a Sud. L'obiettivo del Piano
e colmare i divari territoriali ormai insopportabili. Il reddito pro capite del Mezzogiorno è infatti poco più della metà di quello del Centro-Nord e il tasso di disoccupazione è più del doppio. Per far ripartire il processo di convergenza fermo da quasi 50 anni, dobbiamo superare questi ostacoli finanziari, istituzionali, culturali. Siamo bravissimi a analizzare tutti gli ostacoli che ci sono e ci sono stati. Tutti questi ostacoli che hanno frenato Napoli e il Sud in questi decenni. Dobbiamo ammettere l'esistenza di una questione meridionale, ma dobbiamo allo stesso tempo evitare che si riduca a sterili rivendicazioni. Dobbiamo affrontarla con urgenza, determinazione, unità e umiltà. Poiché l'Italia tutta ha bisogno che Napoli e il Mezzogiorno siano un motore del Paese. I punti di forza da cui ripartire sono molti. Penso all'agroalimentare, al turismo, alla moda, le cui eccellenze sono il vanto di questa città, ma anche all'aerospazio, all'industria dell'automobile, al digitale. Il polo universitario di San Giovanni a Teduccio, creato nel 2016 con il contributo decisivo dell'Università Federico II, ha permesso a tanti giovani di liberare il proprio talento. Napoli sa dare il meglio di sé quando si apre al mondo, quando combina la sua centenaria tradizione alla curiosità e all'innovazione. Il PNRR migliora la connettività di Napoli e di tutto il Sud. Destiniamo 241 milioni di euro al porto, di cui 130 al prolungamento e al rafforzamento della diga Duca d'Aosta. Completiamo le tratte ferroviarie ad alta velocità Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria. Riduciamo di 80 minuti il tempo di percorrenza tra Salerno e Reggio Calabria e di un'ora e mezzo la tratta da Napoli a Bari. Impieghiamo 136 milioni nella zona economica speciale della Campania per migliorare l'efficienza di porti e aree industriali. Investiamo sul trasporto pubblico locale per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell'aria. Solo il 10% dei cittadini meridionali usa il trasporto pubblico locale, circa la metà degli abitanti del centro-nord. A Napoli investiamo sulla metropolitana, sulla rete tranviaria, sugli autobus. Sperimentiamo una nuova concezione di mobilità urbana basata sulla sostenibilità e sulle tecnologie digitali. Napoli si è classificata prima nella graduatoria dei progetti di mobilità sostenibile MaaS. La città vuole essere protagonista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Governo intende sostenerla. Napoli e la Campania sono conosciuti in tutto il mondo per lo straordinario patrimonio culturale. Questo patrimonio comprende ben 6 siti materiali considerati patrimonio dell'umanità. Il PNRR prevede un importante intervento su Palazzo Fuga, il Reale Albergo dei Poveri. Si tratta di uno dei 14 investimenti strategici per recuperare complessi di elevato valore storico e architettonico che hanno bisogno di radicali azioni di tutela. Al progetto di Napoli sono assegnati 100 milioni di euro che garantiscono la ristrutturazione del palazzo dopo 30 anni di tentativi inefficaci. Voglio ringraziare in particolare il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, per l'attenzione che dedica a questo e a tutti gli altri progetti. Interveniamo anche per il miglioramento dell'edilizia residenziale pubblica. A Ponticelli, come appena osservato il sindaco, realizziamo il nuovo ecoquartiere con 104 nuovi edifici e riqualifichiamo le aree verdi e i comuni del lotto 10 in via Scarpetta.
Ristrutturiamo il Rione San Francesco nella zona di Capodichino. Destiniamo 30 milioni a due progetti presentati dal Comune nei quartieri di Marianella e Chiaiano. I finanziamenti pubblici sono una condizione necessaria, non sufficiente, per il rilancio del Sud. Il PNRR richiede a tutti noi un salto di qualità nella gestione della spesa. Il piano va completato entro il 2026. Non possiamo lasciare che questi soldi vadano perduti o sprecati, come purtroppo è accaduto in passato ad altri, a molti fondi europei. Dobbiamo poi saper investire su chi è stato lasciato ai margini della vita economica. Mi riferisco in particolare alle donne e ai giovani, le cui difficoltà a trovare un lavoro ben pagato sono allo stesso tempo una causa e una conseguenza dei ritardi di crescita del Mezzogiorno. Nel 2020 il tasso di occupazione delle donne in età lavorativa era appena il 35,1% al Sud, a fronte del 62% nel Centro-Nord. Nel Mezzogiorno il tasso di disoccupazione giovanile era del 35%. E a Nord del 15. L'assenza di opportunità ha portato a un'emigrazione massiccia. Si stima che tra il 2002 e il 2020 oltre 1 milione di persone abbia lasciato il Sud, di cui il 30% laureate. Il nostro impegno è promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dare ai giovani l'opportunità di coltivare i loro sogni nella propria terra, se lo desiderano. Il PNRR incentiva le aziende che vogliono partecipare ai bandi a impiegare una quota significativa di giovani e donne. È un primo segnale a cui devono seguirne molti altri, sia dal settore pubblico ma anche dal settore privato. Il PNRR ci impone inoltre di difendere la cultura della legalità. La città di Napoli ha saputo rispondere alla criminalità con progetti e idee. Il Rione Sanità che visiterò oggi è il simbolo di una comunità che sa organizzarsi per togliere i ragazzi dalla strada, dare una speranza ai suoi giovani. Il Governo non intende tollerare infiltrazioni mafiose nella gestione dei soldi del PNRR. Voglio ringraziare la Guardia di Finanza, la Magistratura e in particolare la Corte dei Conti per il lavoro che svolgono e continueranno a svolgere per il contrasto alle frodi. Spendere bene e con onestà è un obbligo che abbiamo verso l'Europa, ma soprattutto verso i nostri cittadini. Il PNRR è un'opportunità storica per affrontare molti dei problemi rimasti irrisolti nel Paese e di farlo partire dalle richieste delle comunità con soluzioni e proposte condivise. Perché troppo spesso nella storia d'Italia i cittadini hanno sentito le istituzioni lontane e hanno percepito i progetti di sviluppo, soprattutto quelli più imponenti, come qualcosa imposta dall'alto. In questo il PNRR è diverso, perché parte dal basso, dai progetti che i comuni, le regioni e gli altri enti attuatori presentano. Con il PNRR riduciamo la distanza tra istituzioni e cittadini e costruiamo insieme il futuro che vogliamo per la nostra collettività. Per farlo serve entusiasmo, ingegno, immaginazione. La stessa materia di cui è fatta Napoli. Auguri, Sindaco. Grazie.
Bene, veniamo adesso al momento più atteso della mattina e quindi invito i sottoscrittori del patto per Napoli ad avvicinarsi al tavolo e procedere alla stipula. Allora vi prego di rimettervi seduti cortesemente. Prima di lasciare l'aula, il sindaco omaggerà il presidente Draghi. Per favore, per favore, per favore. Ecco. Allora, prima di lasciare l'aula, il sindaco Manfredi omaggerà il presidente Draghi di una stampa raffigurante la città e di una scultura raffigurante San Gennaro di Lello Esposito. Poi questo è molto importante, perché questo è San Gennaro. Cioè, Lello Esposito è l'artista che famoso artista Lello. Complimenti. Oggi è lei che ha fatto girare. Allora prego tutte le autorità di rimanere sedute cortesemente per permettere l'uscita al presidente Draghi. Grazie presidente.